De Gaulle ebbe i Natali a Lille, in questa casa, il 22 novembre 1890, da famiglia di antica nobiltà di toga e di spada. E presto raggiunse Parigi, dove il padre, Henri, era professore al collegio dei Gesuiti dell'Immacolata Concezione. Studioso e schivo, andò cercando tra le pagine di Bergson e di Peguy quei congeniali richiami all'energia spirituale e alla mistica della Francia che saranno la costante implicita della sua azione di soldato e di statista. La Francia subisce l'occupazione della Renania e dell'Austria, Monaco e la dissoluzione della Cecoslovacchia. Non ha energie, è vecchia di idee e di uomini quando si trova costretta alla guerra nel settembre del 1939. Aviazione e carri tedeschi, scrive De Gaulle in un memorandum al primo ministro Daladier, hanno sconfitto una nazione militare come la Polonia in 2 settimane. La Francia è impotente. Non ha potuto soccorrere la Polonia nel 39. Non può soccorrere gli olandesi nel 40. I tedeschi puntano su Parigi e la Manica. Mentre gli inglesi trovano salvezza a Dunkerque, la Francia perde 15 divisioni in 15 giorni di battaglia. Nella notte del 5 giugno, Renaud chiama De Gaulle al sottosegretariato alla difesa. Quegli che sarà il capo della Francia combattente si rende ormai conto che un prolungarsi della resistenza è possibile soltanto rafforzando i legami con l'Inghilterra, ma la tragedia precipita. È il 16 giugno. L'esercito francese si sta dissolvendo. Pétain assume il potere e si appresta a capitolare. Si abbatte su Parigi deserta la lunga notte dell'occupazione. De Gaulle ha 50 anni, è un soldato ed è vissuto sempre nell'obbedienza. Partendo in volo per Londra l'indomani mattina, egli sceglie la disciplina non formale. Il 18 giugno, dai microfoni della BBC, lancia lo storico appello. Siamo sommersi dalla forza meccanica del nemico, ma è detta l'ultima parola? Deve scomparire la speranza? La disfatta è definitiva? No, credetemi. Nulla è perduto per la Francia. La Francia non è sola. Ha un vasto impero alle sue spalle. Può fare blocco con l'impero britannico che continua la lotta. Questa guerra non è decisa dalla battaglia di Francia. Questa guerra è una guerra mondiale. La fiamma della resistenza francese non deve spegnersi e non si spegnerà. Il governo collaborazionista del maresciallo Pétain priva De Gaulle della cittadinanza e lo condanna a morte in contumacia. Ma De Gaulle, assunta la croce di Lorena, simbolo della lotta, continua la sua azione. Un embrione di esercito francese comincia a costituirsi in Gran Bretagna e poi in Africa, mentre nella Francia occupata si va organizzando la resistenza. De Gaulle non è bene accetto agli americani, il cui obiettivo è quello di condurre avanti la guerra senza le preoccupazioni e gli intralci delle sistemazioni future. Allo stesso modo, De Gaulle non è bene accetto a Churchill, perché in definitiva tutti e due hanno in mente la conservazione e l'acquisizione di potenza sull'Europa del futuro, e i loro interessi talora convergono e spesso sono in conflitto. Nell'ottobre del 43, De Gaulle ha vinto nell'Africa del Nord un'aspra battaglia politica. È il solo presidente e il ministro degli esteri del Comitato della Francia Libera che nel giugno del 44 diverrà il governo provvisorio francese. Ma non riuscirà a partecipare alla conferenza dei tre grandi a Teheran, né più tardi a quella di Yalta. Roosevelt non lo capisce e Stalin non vuole un altro competitore nella risistemazione dell'equilibrio europeo. Ogni tanto toccherà proprio a Churchill sostenere le ragioni della Francia come antimurale della Gran Bretagna in Europa. A Churchill, che dirà di De Gaulle, lo comprendevo e lo ammiravo, anche se il suo atteggiamento arrogante mi irritava. E forse non era arroganza, piuttosto l'estrinsecazione di convinzioni profonde e di una volontà rigorosa. Abbiamo visto crearsi, scrisse De Gaulle a Roosevelt, una sorta di mistica di cui siamo il centro e che poco a poco unisce tutti gli elementi della resistenza. È in questo modo che siamo divenuti un'entità morale francese. È l'uomo investito di questo potere e di questa autorità che mette piede sul suolo di Francia a Bayeux il 14 giugno, pochi giorni dopo lo sbarco in Normandia. 2 mesi dopo Parigi insorge e con l'aiuto della divisione Leclerc scaccia l'occupante. Il 25 agosto, proprio nel giorno di San Luigi, De Gaulle entra nella capitale liberata. L'indomani, dall'Arco di Trionfo, scende per i Campi Elisi in un'apoteosi di folla. De Gaulle si reca a Mosca e concorda con Stalin un trattato di alleanza e di mutua assistenza analogo a quello che unisce la Francia all'Inghilterra. È l'inaugurarsi di una politica estera autonoma. 6 mesi dopo, la guerra finisce.
De Gaulle tuttavia è escluso dal vertice che si riunisce a Potsdam dal 17 luglio al 1 agosto del 1945. E Stalin, che nonostante i particolari accordi che legano l'Unione Sovietica alla Francia, ricusa di accoglierlo al tavolo dove si decide il destino della Germania sconfitta. L'assegnazione ai francesi di una zona di occupazione in Germania, decisa a Yalta per volere di Churchill, è tuttavia confermata. Faticosamente incomincia la rinascita. De Gaulle procede a massicce nazionalizzazioni, facendo del settore statizzato la punta di diamante dell'economia francese, e indice il referendum del 21 ottobre. Il 96% del corpo elettorale reclama una nuova Costituzione. Si prepara la nascita della Quarta Repubblica e l'uomo del 18 giugno è eletto all'unanimità presidente del governo provvisorio. De Gaulle incarna la Francia della riscossa. Sembra che possa governare a lungo. Democristiani, socialisti e comunisti collaborano con lui e neanche l'inizio della guerra di Indocina, nell'autunno del 1945, porta a una seria rottura. Poi, con le elezioni e la ricostituzione del Parlamento, ricomincia la normalità, il gioco delle parti, il frazionamento dei poteri, i controlli reciproci. E De Gaulle se ne va. Si ritira a Colombelles-des-Églises, un remoto borgo di 365 abitanti nell'Alta Marne, a 250 km da Parigi. Voleva essere un dittatore o un re, come si disse? No. Egli scrisse: «Il regime esclusivo dei partiti è riapparso, è un regime che condanno, ma che non posso impedire se non instaurando con la forza una dittatura che non desidero e che del resto finirebbe male. Perciò ho deciso di ritirarmi». Così se ne va De Gaulle, ostentando lo sdegno di un eroe romano della grande tragedia francese. Ha 56 anni e naturalmente è convinto che prima o poi, in un'ora suprema, i francesi lo richiameranno. A Colombey scrive le sue memorie, vive apparentemente la vita dell'esule in patria, ma ha l'occhio e una mano a Parigi. Un partito gaullista, il Rassemblement du Peuple Français, agisce per lui nell'Assemblea Nazionale. Uno dei suoi più tenaci avversari, Mendès France, cola a piccola cede nel 1954 e vota contro il MEC, perché la strada gli è stata spianata in Parlamento dai gaullisti capitanati da Michel Debré. Gli oppositori del generale De Gaulle si ritrovano puntualmente su molte delle strade da lui indicate. È il socialista Guy Mollet che annulla il contributo francese alla NATO per stornarlo nell'impresa di Suez del 56 e nella guerra algerina. E per il ruolo della Francia, per il suo impero, per il direttorio, una dozzina almeno di primi ministri francesi battaglia dispettosamente per anni con gli americani e gli inglesi. La vita della Quarta Repubblica, che si era aperta con De Gaulle, è difficile e asmatica. I conflitti politici sono aspri e caotici. C'è un peso dell'impero coloniale insostenibile. C'è il dispetto per l'assenza effettiva dalla vicenda mondiale e il malcontento per le angustie e gli squilibri sociali all'interno. Sull'ora suprema, presagita da De Gaulle, la lancetta ce la mettono gli studenti di Algeri e i paracadutisti del generale Massu il 13 maggio 1958. Sono i primi a fare appello a De Gaulle perché assuma la guida di un governo di salute pubblica a Parigi. In realtà, al di là dell'esasperazione colonialista e della sommossa, è la maggioranza dei francesi, stanchi della guerra algerina, stanchi del marasma politico, desiderosi di stabilità, che richiama il generale al potere. Al potere e al trono, si direbbe, perché dal 1789 la Francia è una nazione profondamente repubblicana che ogni tanto ha dei re. Oggi, disse De Gaulle, di fronte alle prove che di nuovo si levano dinanzi al paese, esso sappia che sono pronto ad assumere i poteri della Repubblica. E difatti, con la Costituzione della Quinta Repubblica, sembra assumere tutti i poteri come un re, quelli del Presidente, quelli del Governo, quelli dell'Assemblea Nazionale. Legifera e governa in un singolare tipo di Stato, nel quale il Governo amministra, il Parlamento registra e la burocrazia applica le deliberazioni sovrane. Più esattamente, il Capo dello Stato prende le decisioni supreme perché incarna la nazione. Il primo ministro è capo dell'esecutivo finché si tratta semplicemente di arbitrare fra gruppi di interessi particolari e suo interlocutore può diventare allora il Parlamento, nel quale sono appunto riunite le delegazioni di quegli interessi. Ai corpi intermedi, stampa, partiti, sindacati, è negato ogni diritto di pesare sulla condotta della Francia. Ci sono due primi ministri in 10 anni. Fino al 1962 Michel Debré, un uomo della Resistenza, uno dei capi del primo gaullismo e longa manus di De Gaulle nei parlamenti della Quarta Repubblica, quando il generale sembra isolato e in ritiro. Poi Georges Pompidou,
due comparse, dicono gli antigollisti. In ogni caso, due fedelissimi esecutori. Dittatura personale, autocrazia, ripetono gli avversari di De Gaulle. Eppure, in 10 anni, i francesi vanno 10 volte alle urne, fra elezioni e referendum. Il Parlamento viene eletto col suffragio universale e il generale continua a regnare col conforto del consenso, mentre i partiti, innanzi ai quali aveva ceduto le armi nel 1946, continuano a perdere fisionomia, connotati e consistenza.